di poter avere altre occasioni e insomma felicissimi di essere qua, Sammy Bloom, Giusy Ferreri, Matteo Zanotti, Alessandro Ducoli, Roberta Raschella. Abbiamo unito le nostre forze creative per sfogarci, diciamo, in un progetto dalle tonalità un po' più scure. Hai chiesto per caso di poterti riesibire? No, è già stato, abbiamo visto, insomma, noi sapevamo di giustamente per com'è e rispettosamente, anche per il tempo che ci è stato concesso, i nostri 5 minuti di esibizione. Devo dire che già con la prima parte avevamo rubato già fin troppo tempo, per cui no, anzi ringraziamo di averci dato ugualmente l'opportunità, anche se non abbiamo potuto presentare come volevamo, però è stato bello ugualmente. Ho visto che comunque l'impatto è arrivato, che è quello più della natura rock, e insomma tanto poi noi usciremo live, sicuramente non imminente, perché ognuno di noi ha un suo percorso artistico. Io sono impegnata con il mio tour da solista e con altri musicisti altrettanto spettacolari, e tutti loro sono impegnati con loro progetti e percorsi artistici, e ci vedremo, dobbiamo presentare imminente il prossimo album e speriamo di arrivare live o autunno inverno 2024 o comunque sicuramente 2025. C'è una nuova Giusy che il grande pubblico non conosce ancora. Ma in realtà no, i Tormentoni, del quale io ne vado fiera, io sono stata ospite di Takagi Ketra, di Baby K, di Elettra Lamborghini. Sono state delle esperienze bellissime che mi hanno divertito e gratificato e hanno portato quella solarità che forse un po' manca in me, perché alla fine io sono un po' più sul genere introspettivo, ma della mia realtà pop sia cantautorale io ho sempre cercato di mettere anche questo lato più introspettivo all'interno dei miei album. La verità è che ultimamente anche le case discografiche fanno fare meno album ma più singoli, per cui ho detto, siccome io voglio fare degli album e inserire e non imprigionare più la mia anima rock e dark, ho pensato di creare questo progetto. Ho trovato dei compagni di viaggio strepitosi con il quale condividiamo la passione di generi musicali e di tutte le sfumature rock che vanno dagli anni 70 ad oggi. Per cui parliamo del prog, lo stoner, piuttosto che il grunge, e insomma una ricerca di sonorità che ci gratificano molto e che probabilmente, diciamo, sono mirate a una gratificazione personale, però avendo ognuno di noi un percorso, insomma, possiamo permetterci di sfogarci come ci pare piace. Siete anche amici? Parecchio, sì. Assolutamente, voglio lasciare la parola a loro perché ho parlato fin troppo. Ma hai mai visto una canzone fermare un diluvio come è successo prima? Ma forse ci stava, sembrava quasi facesse parte della coreografia. Poi concludo perché sennò parlo sempre solo io. L'anno scorso io ho presentato il mio album cortometraggi come Giusy Ferreri e sono venuta a cantare proprio a Roma, all'Auditorium di Roma. E è successo che durante le mie canzoni, quelle più dark, svolazzava un pipistrello. Non l'ho portato io, però il mio logo è ancora con le ali di pipistrello, e si vede che magari si è saliti sul palco, è arrivata la tempesta, la bufera, che devo dire. Però la musica di solito aiuta ad unire e a mettere insieme tantissime persone e poter condividere un pensiero. Sicuramente è necessario che, se ci sono dei problemi a livello sociale, di manifestarli e riuscire a poterlo fare nella misura giusta e non come accade a volte nel passato, che se poi alla fine si fanno queste manifestazioni diventa poi tutto anche un po' pericoloso. Qui siamo nel contesto adeguato di poter parlare di cose importanti e insomma passo per passo è dedicato anche a dei pensieri molto importanti legati anche a un significato di pace oltre che ai diritti del lavoro. Grazie. Sul lavoro.